Sapevamo che sarebbe No, stata ma una lo partita sapevo. difficile. Io lo sapevo. Lo sapevamo. Io lo sapevo e ve l'ho detto anche se mi seguite negli episodi crossover. Mi ero immaginato esattamente questo. Mi ero immaginato esattamente una partita così. Sì, io pure. Il problema però sono i risultati delle altre anche. Soprattutto di una. E soprattutto poi per quello che accadrà. Perché manca falla apposta. Ma in quello ci arriviamo in un contenuto dedicato. Qua parliamo del pareggio 1-1 tra Monza e Roma. Regà, ragazzi, ragazzi. Vabbè, io sinceramente lo sapevo. Ti dico la verità, poco prima della partita ci avevo avuto una sorta di botta d'euforia. Ho detto magari riusciamo a sfangarla in qualche modo. E ci abbiamo pure creduto perché comunque passiamo un vantaggio noi. No, poi... fermate. No, diciamo le cose come stanno. Se prendiamo, e poi lo vedrete nella live reaction, solamente i primi 5 minuti, no, io no, là ho pensato, questi ce ne fanno 3 oggi e ce mandano a casa, perché sì, la Roma ce l'ha peggio. Sti atteggiamenti, a volte quando sbaglia l'atteggiamento iniziale, poi crolla va subito. In confusione totale, non ci capisce più niente, no, è una partita disgraziata, invece, e poteva essere così, vista, poteva. Sicuramente, però invece per fortuna siamo usciti subito dopo, cioè perché i primi 5 minuti per noi sono stati tremendi. Poi invece abbiamo ripreso il campo, abbiamo preso le misure al Monza. Ti posso interrompere un attimo? Sì. I risultati di Inter e Milan usciranno in un contenuto successivo a questo e non arriverà alla feed, quindi restate sintonizzati. Non cioè. Possiamo parlare di tutte le partite, di tutto quello che è successo. No. Permetteteci, perlomeno quando si parla di Roma, fateci parlare solo di Roma. Ne parliamo di Milan, Inter e anche di Lazio in un altro contenuto che uscirà tra un po'. Detto questo, scusa se ti ho interrotto. Detto questo, niente, io alla fine dicevo, pensavo che riuscivamo in qualche modo a sfangarci, invece erano le sensazioni quelle che ci ho avuto. No, no, ma già poi le sensazioni che ci ha avuto, io ce l'ho avute dal momento in cui dopo quei 5 minuti ci ha avuto la reazione. Hai cominciato a prendere misure al Monza, hai cominciato a giocare palla a terra, non tanto, ogni tanto lanciavi pure, però ho visto... In quel frangente, fino a che sei passato un vantaggio, forse anche per qualche frangente successivo, ho rivisto quella Roma di cattiveria, quella Roma di personalità, quella Roma di rabbia, quella Roma vogliosa, no? Che c'ha... Siamo sembrava potesse poco, aver voglia siamo di capitalizzare e di portarsi a casa sta partita, che sarebbe stata importantissima, ragazzi. Loro ne pareggiano al 40esimo e poi il secondo tempo diciamo che non è proprio eccelso, allora, sinceramente. Ragazzi, se io devo fare una critica, perché poi il gol del Shaarawy poi manca a farla... Sfrutti bene l'errore di Gregorio, perché quello è un errore di Gregorio. Quello è un errore grave. Buon solitamente sono errori che facciamo noi, ma sono stati bravi in fase di pressing. Perché no, là siamo stati bravi nello è stato bravo Abram, certo. Sottolineiamolo, perché poi se critica Abram, cioè, sono meriti stasera, quelli, il merito no? Del gol del 90% è suo, che recupera quel pallone, poi bravo il Shaarawy, è pure fortunato che corre in palla. Doppia conclusione del Shaarawy gol, tra parentesi, bestemmie, perché mo non capiamo, non possiamo non sapere sappiamo, quella che è l'entità dell'infortunio, ma abbiamo finito i calciatori tra chi se fa cacciare. Chi una cosa e chi un'altra, io voglio capire. Alla... Pure, infatti, io voglio capire alla prossima minuti, con chi ci presentiamo. Io voglio capire con chi ci presentiamo, ragazzi. Veramente tocca chiamare, non lo so io, gente presa dalla strada. Perché non ci abbiamo più guarda, nessuno. Dal femminile. Non ci abbiamo più nessuno. E ok, parentesi, bestemmie, smadonne, infortuni e via dicendo, siccome già ce n'avevamo pochi. Comunque tu oggi andavi ad affrontare, rimaneggiato già. Per, già de tuo, non mi veniva il termine. Una squadra che ha dimostrato rispetto, perché io non voglio togliere i meriti. Secondo me il pareggio è giusto. Perché se poi guardo le occasioni che ci ha avuto il Monza, la potevi pure perdere sta partita e non avrei potuto di niente. Poi, ovviamente, da tifoso mi incazzo e smadonno, però non avrei potuto di niente perché hanno giocato a pallone, hanno creato. Potevamo vincerla. Perché di Gregorio ci sì, però alla fine almeno in due interventi decisivi la ma porta, poco eh. Prima dell'ultimo intervento che ci ha messo le mani sì. Rui Patricio, là di Gregorio è stato più miracoloso di Rui Patricio. Sì, la potevi sì. Vincere, ma la potevi perdere. Motivo per sì, cui sì, è sì, la via sì. Di mezzo che fa bene, sta. Che è giusto. Il pareggio c'è sta, però, però tu come dici che potevamo perdere, io ti dico che potevamo pure vincerla. Sì, ma io sono d'accordo con te. Alla fine hai pareggiato e quello è il fatto. Il fatto è che andando a guardare, poi ne parleremo nel contenuto, è il Milan ha pareggiato,
Per come ha vinto l'Inter, per come sta convincendo l'Inter, e alla prossima c'hai proprio Poi di loro, quello ne parliamo, ne ma... parleremo, perché l'Inter attualmente è quarta in classifica. Non è una situazione semplice. Io rientro nei meriti delle situazioni di campo, perché poi questo ovviamente è un contenuto, probabilmente quello di domani mattina, dove andiamo ad analizzare le dinamiche di classifica e tutto quello che potrebbe succedere, perché poi c'è un turno di Serie A clamoroso. Però ecco, riesci a passare in vantaggio? La direzione era quella giusta. L'unica cosa che io critico a sta squadra è come puoi subire un gol in quel modo. Ti continuo a ripetere quello che ho ripetuto in altre occasioni che tu mi hai Completamente detto, come lo disatteso. dici tu, i tifosi delle altre squadre dicono la stessa. Ti ricordi quando te l'ho detto? Che ti ho detto, ma solo a noi succedono queste cose? Tu mi hai detto, sì, vabbè, tu perché ti concentri soprattutto sulla Roma? Chiedilo a un milanista, chiedilo a un interista, chiedilo a qualsiasi altro tifoso, ti dirà tutti la stessa Te cosa. lo ribadisco. Però, come lo prendi il gol, Lo lasci so. completamente. Manca a fare apposta, ci stava Abraham là a mezzo, che poi non è manco un difensore, ma ovviamente per il lavoro ormai, no, che deve fare un attaccante moderno, deve anche difendere. Se l'è perso lui, io non so No, di non chi è era che se l'è responsabile. perso, non l'ha proprio visto, non Non è lo so stato di chi proprio è, non lo so di seguito. chi era là, onestamente, L'ultimo manco mi sulla interessa. linea era Abraham, quindi lui era quello In predisposto teoria. ad andare a chiudere, In cioè così mi teoria. Vabbè, sembrava, però ti dico che comunque. stava a guardare la palla così, Caldirola gli stava a 3 metri completamente Io non dall'altra parte. voglio dare, non voglio puntare il dito ad Abram. Io voglio No, puntare il dito sulle è disattenzioni sulla gravi. fase, sì, Perché tu quella gliel'hai fase fatto là di fa? Gliel'hai fatto fa disattenzione. un Eurogol, ma gliel'hai fatto Ma fa quello è perché? bello, mamma Ma sì, mia. bello quello che ti pare, ma gliel'hai fatto fa perché l'hai lasciato completamente da Certo, c'ha solo. avuto il tempo È di là che vedere la devi. palla come ti arriva. È No, là ti che sto devi parlando, però ti prendo la migliorare. mira proprio preciso, ti metti il piede in certo modo e metterla sotto la Ma è traversa. là che devi migliorare, è quello che non devi concedere, perché se tu non concedi, dice no, ma Di Gregorio ti ha concesso, sto d'accordo con voi, io però guardo il mio, no? Il mio orticello guardo e dico, Vabbè, sono certo. quelle le cose in cui devi migliorare, sono quelle le cose che non devi concedere, perché poi se riesci a non concedere quello, può essere pure che veramente te la riesci a portare a casa sta partita. Certo. Secondo tempo mi è piaciuto, vi dico la verità, siamo calati, è No. stato meglio il Monza, Un sacco onestamente, per quanto poi sfilacciati. l'occasione ce l'hai avuta e Di Gregorio ti ha fatto il miracolo, No, ma ce l'hai avuta però. l'occasione, però Sei calato troppo, obiettivamente, sei cioè sei calato calato troppo, proprio sei stato, troppo. tu sei durato troppo poco. Se io Sei durato devo. poco, però aspetta, mo, non è perché I voglio pochi dare giocatori, le attenuanti, fatiche, sono d'accordo raga. con te, non troviamo Stiamo scuse. ultimi, sì, ma stiamo veramente con le pezze. Cioè, niente voglio di niente, ma qua non abbiamo più gente da schierare. Stiamo rovinati. Cioè, abbiamo detto per una stagione intera che forse per una volta non c'avevamo problemi di infortuni, che era una squadra sana, che Hai bene o fatto un male crepa a dirlo, non lo c'avevi un dovevi dire, non lo calciatore che dovevi dire. magari si infortunava, però c'avevi il sostituto, stavi Non lo dovevi abbastanza dire, tranquillo. non lo dovevi dire. L'ha fatta a tempo. Con un mese si è Se è distrutto scatafasciato tutto, si è tutto. distrutto tutto. Tutti rotti, tutti rotti. Io con la prossima che dobbiamo giocare con l'Inter non riesco a pensare a una formazione, a un 11 titolare da schiena. Ma è che non Non c'avevamo ci manco riesco. 11 giocatori, Va a finire che ragazzi. dobbiamo giocare con la difesa a 4 e mette, non lo so, i centrali non lo so. Non c'è Te nessuno a inventi destra. Matic, te inventi Mi fa qualcosa. giocare Zaleski e Spinazzola sicuramente, uno a destra e uno a sinistra. Non lo so, io Non ci voglio manco non ne ho pensare. idea. Non Comunque, la vostra qua sotto nei commenti, vi aspettiamo tra poco, parliamo di Milan e Inter. ne ho idea. Però, regà. Mamma mia. Mamma È mia. tosta così, eh. Cioè.